Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Fatemi chiudere. Allora, eccomi qua, un video un po' insolito oggi, però mi andava di farlo e vi spiegherò il perché. Metto bene qua la situazione, un attimino, in diretta. Allora, io sono in pausa, saranno le 9 circa. Ora ho il... non riesco a vedere che ora, comunque sono le 9 perché ho cenato e ho terminato, erano le 8 e mezza, quindi ora poi sono venuto nel camion, quindi saranno le 9. E mercoledì 16 marzo, io sono a Cerignola, al vecchio Casello, questo ristorante che mi avevano parlato bene, me ne avevano tanto parlato bene molti, era molto molto ben recensito e l'ho voluto provare, visto che comunque domani devo essere a San Giovanni Rotondo, non ci sono mai stato, quindi è la prima volta che ci vado, e non sapendo dove passare la notte, fare la pausa a San Giovanni Rotondo, ho deciso sul consiglio di Ginevrino, di fermarmi qui, cenare, riposarmi e poi domani mattina verso le 6 ripartire per essere a San Giovanni Rotondo alle 8 per procedere allo scarico. Quindi ho cenato e adesso stavo facendo le mie cose per trascorrere un po' di tempo prima di addormentarmi. Ho appena finito di leggere e già che non ho ancora fatto, siamo a mercoledì, non ho ancora fatto un video dalla settimana, ho deciso di farlo in questo momento in cabina e vi voglio parlare più dettagliatamente di ANAP. Allora, come ben sapete, io faccio parte di ANAP, che è l'Associazione Nazionale Autisti Professionisti, un'associazione che è nata da poco e che cercherà di tutelare i camionisti, un'associazione fatta di camionisti per i camionisti. E voglio quindi parlarvi, magari ogni tanto faccio dei video per parlarvi di ANAP, per pubblicizzarla in questo mio canale modesto di YouTube, che spero possa crescere nel tempo. E quindi voglio parlarvi di questa associazione per pubblicizzarla e far capire a chi mi segue e chi vedrà questi video di cosa è ANAP. Allora, come detto, ANAP è un'associazione nata dal Luciano Grancioli con Carmelo Palladina ed Eraldo Pellicini, che hanno deciso di far nascere questa associazione, un'associazione per i camionisti che non esisteva e che quindi loro hanno deciso di costituirla per tutelare il camionista, che è una figura molto bistrattata ma che è fondamentale per l'economia del paese. Quindi io poi casualmente venne a conoscenza di questa associazione, subito mi misi a disposizione per farne parte e Luciano, il presidente, mi diede la possibilità di essere responsabile della Basilicata e poi entrare a far parte del direttivo. Sono molto onorato di queste cariche e cerco in tutti i modi di far crescere ANAP nel modo migliore e farla conoscere a più persone. Quindi il canale, in questo mio canale YouTube, può essere un modo per far conoscere ANAP a chi mi segue e chi non conosce ANAP. Allora, ora vado a leggere i quattro punti fondamentali di ANAP, che sono le basi su cui si costituisce l'associazione. Allora, la prima sezione di ANAP è ANAP diritti, che è, come ora vi vado a leggere testualmente cosa ha scritto Luciano a suo tempo. Allora, la prima sezione quindi è ANAP diritti. È la primaria attività di ANAP e consiste nell'assumere in delega tutte quelle vicissitudini in cui un lavoratore dipendente nel settore trasporti logistica, sia esso facente parte del personale viaggiante che dal personale fisso, riterrà violata la sfera dei propri diritti lavorativi,
presiderà ai tentativi di conciliazione tra le parti sociali, espleterà le pratiche per avviare contenziosi, vigilerà sull'applicazione delle regole dettate dallo Statuto dei lavoratori, assumerà il compito di fare i sconteggi su cartaceo, strisciate, disco ore di lavoro, analizzerà le buste paga, giusti inquadramenti di livello professionale, curerà i rapporti con gli UTL e con le istituzioni. Quindi questa, appunto, come dice la parola stessa, i diritti. Quindi ANAT curerà i diritti del camionista, che è la prima sezione dell'associazione. La seconda sezione è ANAP Labor. Nella sezione Labor, ANAP creerà uno sportello di lavoro sul piano nazionale, gestito capillarmente dalle segreterie regionali e provinciali, con lo scopo di far incontrare offerta e richiesta. Quindi creerà contatto dal datore di lavoro al prestatore d'opera e viceversa, individuando nella fattispecie l'omogeneità fra le parti, o più semplicemente amalgamare la specifica professionalità del lavoratore con la richiesta di manodopera dal datore. Quindi la seconda sezione di ANAP è uno sportello appunto di lavoro, cercherà di far conciliare, di far incontrare la domanda e l'offerta. La terza sezione, ANAP Service. Nella sezione Service, ANAP intende, tramite le proprie strutture di riferimento regionali e provinciali, fornire ai propri iscritti tutti quei servizi utili al raggiungimento dello scopo sociale, creando nel contesto, grazie a convenzioni ed accordi con fornitori di servizi, un risparmio certo sulla gestione del proprio veicolo. Esempio, polizze di assicurazione in convenzione o al libro matricola, patenti ADR, CQC, corsi cronotachigrafo, recupero accise, recupero pedaggi autostradali e tutti quei servizi che l'associazione sarà in grado di mettere in campo in favore dell'autista, dipendente e autonomo monoveicolare. Inoltre assistenza legale per il tramite dei nostri studi legali associati. La terza sezione, quindi, sono dei servizi che ANAP mette a disposizione del camionista o del padroncino per ottenere dei risparmi. In ultimo, la quarta sezione, ANAP Transport. Nella sezione Transport, ANAP intende, con l'iscrizione all'albo conto terzi illimitata, possedendo i requisiti di capacità professionale, internazionale e finanziaria, qui c'è un errore. Allora, ricapitolando, nella sezione Transport ANAP intende con l'iscrizione all'albo conto terzi illimitata, possedendo i requisiti di capacità professionale, internazionale, finanziaria e onorabilità, creare le condizioni ai conducenti autonomi e agli autisti che intendono mettersi in proprio di intestare il mezzo ad ANAP e continuare a lavorare. Inoltre, nella struttura è integrata, senza diritto di partecipazione, un'azienda che fornisce veicoli a noleo, leasing e finanziamenti. Inoltre, tramite altra struttura integrata, senza partecipazione attiva, particolare scontistica su acquisto di veicoli e rimorchi, con attività ramificata sul territorio nazionale, per il tramite delle segreterie ANAP. La quarta e ultima sezione, non ultima per importanza, e questa situazione di creare ANAP è una sorta di un'azienda di conto terzi che si mette a disposizione per dare la possibilità a degli autisti che vogliono fare il padroncini di intestarsi il mezzo e quindi di lavorare. Quindi chi non ha la possibilità i requisiti per avviare un'attività di conto terzi, ANAP fa le veci. Quindi questi sono le quattro sezioni fondamentali, basilari e primarie di ANAP. Quindi, per il momento, ho voluto far capire cos'è ANAP. Va bene, ragazzi, oggi è mercoledì, ho iniziato questa settimana con un viaggio non per Arcese. Sono stato a
alla Mutti, vicino Parma, a scaricare delle bottiglie che avevo caricato io il venerdì della settimana scorsa. Ho scaricato lì alla Mutti le bottiglie e ho caricato le pedane vuote che ho riportato a Gioia del Colle. Poi di lì ho iniziato, quindi siamo a lunedì pomeriggio, ho iniziato il lavoro con Arcese e ho preso un rimorchio lunedì pomeriggio da Canosa, sono andato a Melfi a scaricare, quindi qui si parla di mercoledì. Sì, mercoledì. No, lunedì, che mercoledì. Lunedì sono stato qui a Melfi, poi dovevo caricare a Potenza e sono ritornato a Canosa, però no, la situazione non mi quadra, perché io a Potenza sono stato oggi, che è mercoledì. Comunque, no, tra martedì e mercoledì sono con Arcese, e domani devo scaricare a San Giovanni Rotondo e poi non si sa cosa si fa. Ok, ragazzi, devo prendere nota di quello che faccio dei viaggi, perché faccio tante cose e poi me ne dimentico. Va bene, ragazzi, io mo mi rilasso un altro po' nella mia cabina e poi mi addormento. Domani mattina per le 6 conto di ripartire. Ciao ciao.